Ben trovati, oggi siamo qua in compagnia di mio fratello Francesco, che collabora con me nei corsi di formazione che tengo, sia nello specialist sia nel mobility. Mi aiuta a tenere anche alcune lezioni di personal training, quindi diciamo che è una persona sufficientemente ferrata in questo ambito. Oggi voglio parlarvi della postura preferita dai calistenici, ok? Quindi parliamo di come si presenta a livello estetico il tipico calistenico base che, okay, senza offendere nessuno, tende a spingere alla morte per raggiungere i suoi obiettivi senza pensare nel lungo periodo. Quindi chi pensa nel lungo periodo è chi alla fine non va a spaccarsi, non va a infortunarsi. Quindi se voi avete qualche fastidio muscolare, ok, io vi consiglio, particolarmente spalle, gomiti eccetera eccetera, io vi consiglio di andare a vedere questo video, perché vi porterò appunto di esempi su come la tendenza ad eseguire routine di un certo tipo, spinta, trazione alla morte, porta ad avere degli scompensi a livello posturale che poi si riflettono sulla vostra capacità più o meno elevata di stare lontano dagli infortuni. Quindi, prima cosa che vediamo, la postura del calistenico medio. Per darvi un'idea, sono stato recentemente a un corso base e quello che ho verificato è che questa è la postura dell'80% delle persone. A causa di movimenti ripetuti, come per esempio la planche, dove appunto la protrazione viene scambiata per tenere le spalle così, oppure eseguire tante trazioni, oppure eseguire tante spinta, oppure eseguire tanto front lever, quello che si ottiene è la tipica postura a gobbo di Notre Dame, che se fate parte di un film della Disney probabilmente vi andranno a proporre un contratto per andare a girare in seguito. Se invece volete semplicemente fare attività fisica e rimanere sani, probabilmente dovete cercare di pensare a migliorare la cosa. Quindi, tornando a noi, che cosa provoca questo tipo di postura? Allora, i principali muscoli che vengono usati sono pettorale, gran pettorale, piccolo pettorale, dorsale e parte della cuffia dei rotatori, quindi principalmente il sottoscapolare e il grande rotondo, che non è altro che uno dorsale in miniatura. Quindi partendo dal dorsale, il dorsale dove lo usate? Nelle trazioni, e lo usate a quinta lata nel front lever. Per lo stesso motivo, il suo amico in versione ridotta, il grande rotondo, verrà utilizzato per esempio in tutti i movimenti dove il braccio viene portato, in particolare l'omero, viene portato da questa posizione a questa posizione. Il grande dorsale, fra l'altro, partendo da dietro e attaccandosi davanti, ha una forte funzione di intrarotazione. Stessa identica cosa il pettorale, solo che si attacca davanti e ha origine davanti. Il pettorale lo usate tantissimo nelle dip, nei piegamenti, e ha lo scopo di addurre e andare a portare la parte superiore del braccio in interrotazione. Il piccolo pettorale ha origine a livello di un processo coracoideo della scapola e si attacca su alcune costole e tira in avanti la spalla a 45 gradi. Ok? Tipica attivazione del piccolo pettorale quando voi andate ad esagerare la posizione, tra virgolette, hollow nella planche, scambiandola per protrazione delle scapole. Sono due cose che non hanno niente a che fare. Va bene? E infine abbiamo il sottoscapolare. Allora, il sottoscapolare, nella maggior parte dei casi, si pensa che sia coinvolto solo in questo movimento di intrarotazione. Tuttavia, quando noi lavoriamo col braccio sopra la testa, in particolare nelle trazioni, la cuffia dei rotatori, in particolare sovraspinato, va a stabilizzare la spalla fino a circa 150 gradi. Dai 150 gradi in su, la vera stabilità ce la dà il sottoscapolare. Quindi quando fate una trazione, quando fate un front lever, se fate una trazione esplosiva, se fate la trazione monobraccio, se fate le salite in front lever, sono tutti movimenti dove il sottoscapolare lavora alla morte. Il problema del sottoscapolare qual è? Che intraruota la testa dell'omero. Quindi tutti questi muscoli abbiamo visto che, ad eccezione del piccolo pettorale che antepone, ok, tutti gli altri vanno ad intraruotare la testa dell'omero, quindi vanno ad alterare quella che è la cinematica dei segmenti ossei che vanno e come vanno a disporsi uno rispetto all'altro quando si lavora a corpo libero. Ora, quello che dobbiamo fare noi è andare a fare due cose che sono importanti. La prima, che è andare ad allungare tutte queste strutture che vengono accorciate cronicamente,
e la seconda andare a rinforzare tutte quelle strutture che si trovano nella parte posteriore della schiena, ok, che coinvolgono la parte superiore del braccio, la scapola e la spina dorsale, affinché appunto queste muscolature siano in grado di bilanciare tutta la tensione che c'è davanti. Quello che si ottiene è un riequilibrio di tutto quello che è l'assetto della spalla. Passiamo adesso a parlare di quali sono le muscolature di cui voi vi dovete interessare. Prima, la cuffia dei rotatori, ok? Quindi nel nostro caso abbiamo il sovraspinato, l'infraspinato e il piccolo rotondo, ok? Quindi questa parte e un muscoletto piccoletto che si trova qua. Tutti questi tre concorrono all'estrarotazione, ok, della testa omerale, va bene? Il loro problema qual è? È che rispetto alla maggior parte degli intrarotatori hanno una leva che è decisamente più sfavorevole. Principalmente quello che loro fanno a diverse angolazioni è favorire questo movimento, portando sul braccio a questa angolazione, favorire questo movimento, e portando sul braccio a questa angolazione, favorire questo tipo di movimento. Quindi bilanciano tutti i movimenti di intrarotazione che abbiamo visto prima. Ok? Altri due muscoli che vengono trascurati come se fossero la peste, non so come mai, questa cosa mi dà veramente molto dispiacere, sono i muscoli medio e basso trapezio. Quindi sapete che il trapezio è fatto in questo modo, come se fosse appunto un bel trapezio, e il medio e basso trapezio, diciamo, coinvolgono questa parte qua, va bene? All'incirca. Questi muscoli, quando sei in palestra, vengono allenati con quintalate di scrollate a 45 gradi, rematori, però non sono quelle le funzioni del trapezio. Il trapezio va a concorrere nell'operazione di elevare la scapola e di portarla verso la spina dorsale. Quindi questi due muscoli sono necessari perché per ristabilire le spalle è inutile che voi mi facciate quintali di extra rotazioni, quindi per tenermi la testa dell'omero vicino alla scapola maggiormente, se poi tanto la scapola è comunque tirata avanti. Quindi non è un caso che questi due muscoli lavorino in senso esattamente contrario al piccolo pettorale. Quello tira in avanti a 45 gradi, questi muscoli tirano indietro a 45 gradi. Quindi logicamente sono fondamentali per riuscire a mantenere la postura delle spalle in modo corretto. Quindi non esiste solo il lavoro per il medio e basso trapezio e il lavoro solo per gli estrarotatori, entrambi vanno messi insieme. Quindi quello che dovete fare, ripetendo, è un allungamento della muscolatura anteriore che è eccessivamente accorciata e forte in modo cronico, e un rinforzo della muscolatura posteriore che allo stesso modo è cronicamente allungata e debole. Solo in questo modo, solo ristabilendo un corretto equilibrio tra la parte anteriore e posteriore, voi potete salvarvi le spalle. Se non vi interessa salvarvi le spalle e quindi raggiungere le skill a manetta più velocemente possibile, fate pure. Poi però non venite a scrivermi su Facebook che avete male di qua e avete male di là, se no significa che questi video li avete guardati ma non li avete ascoltati, oppure che li avete guardati e ve ne siete fregati, oppure che in generale non vi interessa di questo argomento. Quindi fate tesoro di questo esempio che vi ho appena fatto e ricordatevi che per la salute vostra, della vostra pratica sportiva o dei clienti che state andando ad allenare, la cosa principale è che le spalle siano sane. Se le spalle non siano sane, non esistono movimenti sopra la testa, sotto la testa, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, finito questo argomento, mettere in pratica.